Ci siamo ragazzi? Oh, ok, ci siamo, ci siamo. Allora, intanto oggi sono un po' all'oscuro. Allora, intanto vi do il benvenuto, sono Mighty Mars e siamo su, anche oggi, su Divinity Original Sin 2. E sinceramente su questo gioco ci vorrei fare una serie, come ho detto anche ieri. Non so poi se lo finiremo perché non ho idea di quanto sia lungo questo gioco, ma ho l'impressione che sia molto 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 molto, e quindi vedremo un po'. Però devo dire che mi sta piacendo un botto. Ieri sera ho visto un gameplay di questo gioco qui, di una battaglia. Erano, credo, erano delle persone in coop, di una battaglia che è durata un'ora, solamente una battaglia, che è assurdo, però è spettacolare. Quindi continuiamo da dove avevamo lasciato ieri. Poi ragazzi, ricontinueremo anche con Dark Souls 3. Settimana lo porto, e poi in settimana spero di portare anche FIFA, perché sto aspettando il gamepad, e anche lì faremo la carriera, perché a me piace fare la carriera gestionale. E quindi vedremo se o con una squadra inglese di serie B oppure con una squadra italiana di serie B. Vedremo un po'. Allora, praticamente adesso noi siamo qua, siamo andati dentro una botola, e noi qua dobbiamo affrontare uno scontro, perché questa è una specie di tempio, tra virgolette, dove cercano il prescelto deve battere delle persone in uno scontro che si avviene praticamente di qua. Ovviamente al momento sarà impossibile batterli, quindi ci andrò io da solo, tanto mi fanno fuori ugualmente, e dobbiamo solo dirgli sì per mandare avanti la storia. Tutto qua. Sì, combatterai, sì, e lui ci guarderà con interesse. Questo Sepp Elbrunner. Poi abbiamo Mia la fedele. Poi abbiamo Ivor il grande, che sono i guardiani di questo. Un'arena, sì. If you win here, you get to fight in other ones, once they let us out of Fort Joy. Maybe even gain the power of the One. Cercano questo prescelto, però devi, cioè non è che basta combattere, devi anche sconfiggere. Always had a mean streak. Mama reckoned I was a demon. First time Source went rushing out of me, I reduced her to ash in the blink of an eye. Sì, mi sa che sono anche Ain't a forti. wonder Magisters hate Source. I could take it or leave it. Won't keep me from snapping a few grubs. Vabbè, tanto chiacchierano su questo discorso del prescelto, che per il momento tanto You per come noi to fight. You come to prove yourself. tola la You come to spinosa. prove. There can be only one. And you have but one chance. Mi è venuta una battuta, ma meglio lascia perdere. Chiedile cosa dovevi dimostrare qua. Ma che me frega a me, ma cioè, ho The one does not ask such questions. capito, ma cioè, passa uno, questi sono qui, dice te potresti essere prescelto, vai. Così a caso. Dai, Good. He combattiamo. awaits you. Vado da solo, tanto mi fanno fuori in 3 secondi. E c'è anche un botto di gente qua, tesoro. Oltre che essere forti questi, c'è un botto di gente. Andiamo a morire. Felicemente. Dai, su. Tanto c'ho 40 di vita, 60, quanto c'ho? Elisa, Elsa, l'erudita. A posto, visto come mi ha fatto presto? Ci rianima automaticamente, perché era previsto. Narrowly, some might say. Tell me,
La mia strategia di battaglia, preferisco decimare il campo di battaglia causando il massimo dei danni durante il tragitto. Sì, sì. È giusto per un gioco strategico. Ti terrò d'occhio durante questo, nonostante il fallimento. Va bene. Temite d'occhio perché gli occhi non ce l'ho. Allora, ci ricolleghiamo perché mi ero staccato dal gruppo. Il gruppo, va bene, io sono praticamente uno morto e sono uno stregone, se non ho capito male. Poi lui dovrebbe essere un combattente. Lei dovrebbe essere tipo necromante e lui un evocatore. Però perché io l'avevo studiato di fare il gruppo tutto improntato sulle magie, perché i personaggi hanno sia uno scudo di danno fisico dovuto all'armatura e uno scudo di danno magico. Allora, se io per esempio faccio, che ne so, due maghi che naturalmente si basano sullo scudo magico e faccio due che attaccano fisicamente, tutte le volte mi trovo a dover levare sia lo scudo magico che lo scudo fisico dei danni fisici. Secondo me non è conveniente fare tutti i maghi. Io avevo pensato di fare tutti i maghi in modo tale che ci concentriamo unicamente sullo scudo magico, glielo tiriamo giù in 4 subito e poi l'affondiamo. Il problema è che facendo così tutte le armature, tutte le armi buone, cioè se troviamo un'arma buona o un'armatura buona o ottima e non ci abbiamo nessuno che la può indossare, è roba un po' sprecata, nel senso. Quindi non lo so, non lo so. E poi vabbè, se noi facciamo tutti i maghi ci eliminiamo anche tutta quella parte di armi e armature che comunque sono belle, sono interessanti. Quindi non lo so, forse avrei pensato di fare 3 maghi ed uno da attacco fisico in modo tale che si prenda i danni. Però anche quello è relativo, perché non è che posso decidere il target dei nemici. Quindi devo un po' pensarci. Per il momento lo stregone, l'evocatore e il negromante come genere vanno abbastanza bene. Ma questi mi chiacchierano sopra, spero si sia sentito. Tornano, va bene. Qui non c'è altro da fare al momento, per quello che ho capito io. Quindi ne possiamo pure andare. Che c'era solo a perderla. Beh, non mi fanno schifo manco 19 di oro. Quindi non lo so, ragazzi. Poi se avete qualche consiglio su come formare il gruppo, ve l'accetto. Io ripeto, non mi vorrei trovare tutte le volte per fare le armi a dover levare sia lo scudo magico che lo scudo dell'armatura degli attacchi fisici, perché devo fare poi il doppio del lavoro tutte le volte. Fate le scuse, fammi andare avanti a me che ho l'autorità. Quindi praticamente siamo andati in questa botta, allora parliamo con lei. E ho perso, ovviamente. Parlato con il Bruno, sì. La chiave per me per fare mettere fine a questo casino. Spero che la chiave non sia quello che penso io, perché sarebbe una brutta situazione. Poi questo qui imprigionato, non mi ricordo se ci avevo già parlato. Caked in mud and blood, looks up at you from the bottom of the cage. He holds his shoulder at a strange angle. Despite his condition, he appears eager for your attention. Ok. You. Ma sono tutti uguali qua, gli elfi? But I am a thief. Amiro.
Allora, credi a ciò che si dice che sei un ladro, ma chi ti conosce? Ma che ne so, ma che me frega? Soprattutto, che me frega? Scuoti la testa, non credo che importi ad un uomo come lui sia visto. Vabbè, fai spallucce. Chiedi spiegazioni perché è imprigionato. Like most men behind bars, I'm innocent. E Like beh, most of us here on come the chiunque island, altro dietro le sbarre è are too innocente, like me, ovvio. looking for a way out. Sei simile a me, sei in cerca di una fuga? Sì, però bisogna trovare. Allora, chiedi come ha fatto quella supposizione, scuoti la testa, sta andando in giro a dare solamente un'occhiata in giro. Conosci un modo? Conosci un modo? Comunque, per uno che cerca una via di fuga, stare dentro una gabbia non è che sei proprio il genio della fuga, eh? Credi che anche io abbia bisogno di qualcosa. Chiedi come ha fatto a finire in gabbia? I take his supplies, but I don't take what he thinks. I do not have his oranges. I do not even see them. Ah, io ho preso le arance, mazza. Vuole I tell you what I know. But first, I must fare uno take a train. scambio? I know a way out. I show you. And you help me out of here. I cannot die in this cage. Allora, lui dice che conosce una via di fuga. Io diffido di chi lo dice, stanno dentro una cella, perché insomma, se non esce manco da qua. Però accettiamo. Non si sa mai. Progress. Griff releases me if he sees I do not have what he misses. You must find Naturalmente Priest vuole essere himself. liberato. After I am free, you are free. Chiedi se abbia idea di chi ha preso queste arance. I see no one. In fact, I only hear the sound of Griff clearing his throat. You know how he does? Like so. Sometime I think Griff takes his own supplies. But I see the anger in him that he does not find it. He truly does not find what he seeks. Allora, chiedi se sa perché Griff si era così ostinato nel rivolere quei rifornimenti in particolare. Stiamo parlando di arance, eh? Capisco che siamo in una situazione un po' difficile, però sono sempre arance. Interrogalo su cosa sperava di fare, curiosando intorno alla cucina di Griff. Allora, gli chiedo Griff perché is a powerful è man. fissato con His le arance. power is mysterious, in case you haven't noticed. Interroghiamo cosa I ci intend faceva. no harm. I want only some provisions. Anche io vorrei una Corn, patata, potato, anzi two. due. Nothing Griff should be loath to give. I need to escape, and I have people to consider. Va bene, You comunque voglio understand? uscire, Thank si è you. capito. Allora, quindi parliamo con... Parliamo con coso che è qui, Griff, è anche grossino oltretutto. Glances from his blade to Griff Griff. praticamente è quello che tiene tutto in controllo, è quello che fa le bische clandestine, è quello che fa pagare la protezione degli schiavi che sono qua, è un po', diciamo, delinquentella, è il bossettino, diciamo, degli schiavi. Allora, Griff lancia uno sguardo sulla sua lama e poi verso di te, di nuovo sulla lama. Vorresti discutere il vostro accordo? Ah, quindi ci ho già parlato. Nothing else to Ok. say. Ci ho già parlato con lui. E che avevo parlato con lui e col vecchio no? Strana sta cosa. Comunque, mi ero offerto di cercare sta cosa delle arance.
E lui ha detto praticamente se trovi, se mi riporti arance, io il vecchio lo lascio. Quindi se potrebbe anche andare a fare la spesa, se compra tutte arance. Ma no, non mi sa che non va così. Perché stai galonando qua attorno? Stai cercando le arance di Griff? E le provviste. Sai qualcosa? Ma che vessa? Di che sembra strano che Griff sia così arroppiato per qualche frutto mancante. Me lo immagino. Chiedi perché sembra preoccupato. Sì, ma c'è qualcosa che a me non torna. Vabbè, via di fuga. Vabbè, con questa gente non condivido. Però mi sembra strano tutto sto casino per tre arance. Questo che è butter. Presto. Dille che non puoi fare a meno di pensare a lei. Ci ho già parlato anche con lei. Ci proviamo. No, ma la mia era una dichiarazione d'amore, signorina Butter. Non è perché vogliamo fuggire insieme, però non ha capito che io, anche se non ho organi interni ed esterni perché sono uno scheletro, però mi posso anche innamorare. La signorina non ha capito. Questi ci abbiamo già, con questi ci abbiamo già parlato, se non sbaglio. Intoniamo una preghiera senza fine. Di che il divino è morto indipendentemente da quanto chi sia preghi. Di che speri che abbia ragione, chiedigli di insegnarti una preghiera. Ma chiediamogli che ci insegni la preghiera. Vabbè, sì, diamo ragione come matti. I don't know who will protect us from this darkness. Some blame the Voidwoken for Alexander's failure to ascend. If all we sorcerers can be cured, then the bishop shall be free to rise. So chant the endless prayer. Beh, qui fondamentalmente ognuno si fa i cavoli propri. Cana. I saw what you did there, convincing Burrow not to lay the law down on that. Burro. Why do you want to help one of them? Io non mi ricordo chi è Burro, signorina. Ho le mie ragioni. Ma chi è Burro? Ah, è questo Burro? Adesso parla di cavie. Ah. Vabbè, qui fondamentalmente ognuno si va a cavoli propri, hanno i loro ragionamenti, i loro... Vabbè, bene, che mi frega più di tanto. Questo chi è? Vissar! Sì, arrivederci, eh. Allora, qua ci sarebbe una cosa interessante da comprare. Anche questo ci ha dato una missione, ma non sappiamo dove dobbiamo andare. Lui ci avrebbe una cosa interessante. Questo Rezik. Te vai fermando. Ma. Ok, non ci ha visto, gli tocchiamo la spalla. Chiedi qualche, se ha qualche consiglio per il nuovo arrivato. Per un nuovo arrivato. Pieno di brava gente. Sì, sì. Lui di interessante. Questa roba qua ce l'abbiamo già.
Questo qui, la corazza di ghiaccio, è molto interessante perché crea uno strato di ghiaccio, una barriera, fornendo 11 di armatura magica in più. E rimuove persino gli status di ardente, avvelenato, stordito, congelato, soffocamento e pietrificamento. Per 3 turni. Non sarebbe male. E non è un diciamo un incantesimo singolo che si consuma, è proprio un'abilità. Però costa 324, noi ce l'abbiamo 324, però non vorrei che poi ci mancano i soldi per qualcosa di più importante. Però io la prenderei. Servirebbe a tutti questa roba qua, sinceramente. Noi non ci abbiamo niente, che gli vendiamo? Cioè, ci abbiamo proprio niente. Soldi, capito? Però. Uno sconto? Allora, che di cosa stava pensando? What else, my friend? I'm wondering why all of these source, the void world, the divine. Why? La sorgente risvegliati del vuoto, il divino perché? Ma dice a me We've perché? used Che ne source so for io? thousands of years. Sei We've qui used it to da più build. tempo di me, dovresti sapere proprio te. How can it be that it suddenly summons these horrors from the void? And when will Alexander ascend to divinity? We cannot continue like this. Che ci stanno aspettando questa divinità Alexander che scenderà. Vabbè. When Auguri, Alexander eh. arrives, will source change forever? Allora, noi possiamo imparare Where will questo. source first Naturalmente, imparare abilità. E find? Yet so quickly we find source so dangerous. me l'ha messo What qua. if his death comes to pass? Ok. So the Voidwalker are attracted to source. But why? Perfetto, slot di memoria When c'è. Il will Alexander problema è che l'ho imparato solo Will io. source change back? Quindi se io la vorrei mettere a Source tutti. again. Però, ah, vabbè, Where devono is avere forse anche un Alexander? punto di idrosofista. Credo, per poterla imparare. Però ho sganciato un botto, io sono senza soldi. No, non si può. Allora, noi dobbiamo cercare una bambina, però è secondario. Irma si chiama, Erma. Una roba del genere. Più che altro dobbiamo cercare di liberare quell'elfo, perché io credo che liberando quell'elfo sia la chiave. Per, non dico per fuggire, ma almeno per avvicinarci un pochino. Maol, questo è un altro Here you elfo. are. I wonder what keeps you. Tell me your Mia tale. storia, ma che te frega a te? Non ci siamo mai incontrati You're prima. Ma unfamiliar, yet familiar. We are the same che te team, frega? you agree? I am very curious. Sì, dentro, siamo fatti la stessa materia dentro, fuori non tanto. So tell me your tale. Vabbè, Start from where you chiacchieriamo. Start from where you come. Lontano, spiega che vieni da un'altra terra, un altro tempo, sì, un altro spazio, un I see. altro mondo, un'altra Tell me categoria. more. Tell me what you do. Tell me what you find. Cerca di imparare per conoscere un nuovo metodo, imparare cosa è successo il vecchio. Le risposte non risposte. I understand. La supercazzola gli sta a This is how fa. your story ends. Capisco, ora dimmi come finisce la storia. Speri che si risolva con le Draw back the risposte. veil and see the truth is no simple task. To seek the unknown, maybe even the unknowable. Ma perché tutti gli elfi devono essere filosofi? Andiamo We can see the things we lose, sempre a prendere but our larga. eyes Oh, un are rubino? ours. This ruby does the trick. Mizzica. It is nothing. Many fragments swell on my shore. See what I gather. Sta rivalutando gli elfi. vuole anche commerciare. Vediamo cosa. Libro della contaminazione. Infligge 5-6 danni di veleno ai nemici alleati. Come nemici alleati? No. Non morti intorno a te.
può avvelenarli. Io non c'ho nessuno, purtroppo. Mi piacerebbe fare una scuola di non morti, in realtà. Trasforma l'acqua in vino, questo potrebbe essere buono. Ah no, trasforma l'acqua, le superfici di sangue, le nuvole in veleno. No, questo è ottimo però, eh. Trasforma l'acqua, le superfici di sangue, le nuvole. Ma le nuvole mica. Le nuvole di. Sarà di vapore, le nuvole di. Non penso nuvole in cielo, eh. Che sennò sarebbe qualcosa di. In veleno. Questo è buono. Se si fosse una scuola di non morti sarebbe spettacolare. Però può essere anche usato per i nemici questo. Richiede il livello di geomante 1 che non ho. Però io i punti ancora non li ho spesi. Aspetto sempre a spenderli. Questo potrebbe essere buono. Però non lo possiamo usare con questo gruppo. Poi, quanto vorrei? 324. Vedete, l'ho spesi prima, non ce l'ho. Fortifica, anche questo è buono. Applica 10 di armatura fisica. E rimuove anche tutte le avvelenamento, sanguinamento, ardente. Etc. Geomante 1 che non ho. Dardo avvelenato 8-9 danno da veleno. E crana pozzo di veleno. Ecco, magari questo per non danneggiare anche gli altri potrebbe essere forse più utilizzabile. E vuole geomante che ho, però non ho i soldi. E colpo fossile 7-8 danni da terra. Mi piacerebbe questo. E io devo andare di veleno perché mi curo con il veleno. Però l'idea di fare una scuola di non morti, ma ho e non c'ho. Ti vendo rubino che mi ha dato, quanto vuole? 100. Una rara e preziosa gemma chiamata Cuore degli Dèi. Dai fedeli minani minatori della regione montana. Vabbè, io non lo vendo perché potrebbe servire a qualcosa fondamentalmente. Ok, comunque lui qualcosa di interessante ce l'ha. Non ce lo ricorderemo mai. Troppa gente, io già sono mezzo. Ci sta a capire quasi niente. C'è mezzo rincoglionito di mio. Poi tutta sta gente qua. Questo chi è? Margot. The woman looks out on the gently lapping waves. She seems totally at peace, but as you approach, she turns to you with a cheerful smile. Vabbè, è Haven't seen contenta. you around here before. Sei nuovo, dille che sei appena arrivato. Ti sembra essere qui da anni. Suggerisce lei di farsi affari suoi. Che era se interessata a commerciale. Vabbè, direi che mi sembra sono appena arrivato, dai. Se Don't worry too much if you have a hard time mi dai un finding diamantino me. anche Take some. You here alone? te. No, perché hanno significato molto per me. Poi ho stretto delle She keeps gambe, you sì. alone, Mia. You keep them friends of yours close, eh? Not much in this world someone you love can't make better. La ringrazio per i consigli, farò roteare gli occhi anche questa lezione. Non ho gli occhi, non li posso roteare. Chiedere perché sei rimasta qui da sola. Perché Used to be, I had a sei qui da family, sola. Ma a husband, and a little boy. praticamente questo gioco Demons. qui è. Source was in our blood. Bisogna essere pettegoli, non farsi mai cavoli degli altri, sono esattamente l'opposto. Then they brought us here. I couldn't stop them from taking my boys from me when they did. Reckon they were Bisogna curious. sapere tutto di Maybe even tutti. released. Don't know why the Reds didn't take me too. Non so perché i rossi non abbiano catturato anche me. I rossi sono comunisti? Non ho Now I'm capito. just waiting for him to call my name. Waiting and remembering. Come erano i suoi ragazzi? I Her eyes suoi sparkle. occhi brillano. Kind of you to ask. Stefan, he was my little one. Poi dove mi porta tutto sto Smart as a whip, chiacchiericcio? no less wicked. Felix? And my husband, he was called Felix. He was an Era un expert. guaritore, ci farebbe Fixed comodo a un broken bone guaritore, in a short minute. soprattutto per gli ossi rotti. Prendi posto sulla sabbia e ascoltala. Dica alla sua famiglia, sembrava meravigliosa e ringraziala. Ascoltiamola. She talks for some time about birthdays, about Felix's La barba pretty pungente di name, about the Felix. skunk Stefan once dragged La home. puzzola di Stefano. E. Joy radiates from her as she remembers. She places a warm hand on your shoulder. La mano calda, ma se io non ho la pelle, non ho organi, come faccio a sentire che è caldo? C'ho solamente ossa. What a gift to think of you. Ecco. I'd like to give something to you too. Ah. A family recipe.
One of Felix's best. He'd be happy to know it went to such a warm song. Va bene, però vedete che tutto sto chiacchiericcio non è inutile. Sei così dolce. Wow, guardate che dolcezza è ciò. Allora, ci ha dato una pergaminina del ristoro. Ripristina 10 punti salute per 2 turni. Che io in realtà non mi ricordo se l'ho comprata o c'è qualcosa che mi ha dato stabilità qua. Ce l'ho già, quindi io questa la passerei a chi non ce l'ha. La passerei all'evocatore io questo qua, perché l'evocatore è... Aspettate, facciamo così che sta a far casino. Ecco. Ristoratore. Questa è una pergamena consumabile, quindi la posso usare una volta sola. No, che te mettevo? Buono, buono, buono. Buono, buono. Da buono. Da allargà. Chi è questo? Narin. Dicevano rosso, poi morto. E quindi te attacchi tutti quelli che sono di colore rosso? Sospira, sarà per caso un altro attentato contro la mia vita, perché sono le terribili seccature, francamente. Beh, direi. Chi sono loro, Sputarrospo? Sei metri sottoterra. Ok, se è 5, no, non ti pagano, eh. Vabbè. Proprio 6. Balliamo. Ah, mettiamo la Macarena, ragazzi. Minchia, tutte e quattro. Allora, c'è già levato più di mezza vita, oh. E siamo tutti accecati. Che bello, eh. Allora, il turno evocatore. Problema maggiore, ragazzi, quando inizia un combattimento siamo tutti uno accanto all'altro e lui con una roba ci chiappa tutti e quattro. Questa è la peggio inchiappettata. Però c'è un raggio che non ci arriva. Questa non ci arriva, è troppo. Ah sì, ci arriva. Vai. Si è posto anche lì. E poi ancora due. Questo che non arriva. Ok. E posa. Poi a chi sta? Me? Allora, io mi devo allontanare comunque. Ah no, sta a lui, cavolo. Non ce la fa. Niente, l'ho sprecato. Vabbè, allora andiamo alle spalle almeno. Allora, se uso la pioggia, loro due si spengono, però spengo anche lui. Quindi era meglio che questo utilizzavo dopo. E però non posso fare il... No, posso fare ancora il fulmine. Non ci arriva. Ma che palle, ragazzi. Ma è inutile se sono mago, no? Io dico, se sono mago è perché devo colpire dalla distanza. Facciamoci almeno la protezione di ghiaccio. Se io devo essere mago e poi ti devo stare attaccato, non c'è senso. Questo è già cotto. Ah, poi non l'ha manco spento, eh. Oltretutto, sta ancora andando in fiamme. Sciame di zanzare. Fuori portata.
Allora, questa è la sanguisuga che ripristina 23 di salute, però ci deve essere delle macchie di sangue a terra. Più sangue c'è a terra, più lui si cura. Niente, io devo andare vicino per forza. Poi lo posso colpire? No. L'unica cosa che posso fare forse è questo. Ok. Poi chi sta? A lui. Allora. Cloroformio. Addormenta per un turno e distrugge armatura magica. Se te pare. Te pare che non ci arrivi come al solito. Su. Ma dai, ma che palle! E se devo stare attaccato allora non c'è senso avere i maghi. Non l'ha addormentato, ottimo. Sciame di zanzare. Dovrei curarmi, più 9. Oh, ce l'ha con me, eh. Attenzione. Allora. Se io scappo non mi dovrebbe prendere perché sono. Ok. Però 10 gliel'ha fatti sull'armatura. Non gliel'ha fatti sullo scudo magico. Allora, qua lo devo riprendere. 10. E poi potrei usare questa molotov qua. Buono. Non gli ha dato fuoco però. Solamente accaldato. Posso fare qualcos'altro? Lo posso fare a lui? Ottimo. Chi sta? Allora, lui, vediamo cosa può fare. Però ora è lì tutto infiammato, io non ci posso andare. Ci arrivi? Ok, però sempre 10 danni di armatura fisica. Ah, rianima cadavere gonfio. Io qua cadaveri non credo ce ne sia, però. No. Ok, non ha più armatura. Non ha più scudo magico. E gli butto, oh, qualcosa gli farà, oh. Oh, adesso ha preso fuoco ed è pure avvelenato. Ok. Chi sta? Ah, sta a lui. Lui però è parecchio lontano. Se gli passa sopra il fuoco muore prima di arrivare. Quindi io mi metto davanti a lui a protezione. E termino. Ottimo. Lascia con me. Bastardo 20. Sì, oh, che cazzo. Ci ha fatto tutto il giro. E poi mi ha attaccato addirittura 2 volte. Che cazzarola. Ha 112 di vita pure questo. Sinceramente pensavo che non ci arrivasse. Palla di fuoco.
utilizzare tutto solamente per lui. Che sta? Scarica elettrica, andiamo di pergamena. Vedete che lui in mezzo a tre maghi. Sono passato per un saluto che devo andare. Rexon, ciao. Grazie per il tifo. Poi tanto Rexon lo metto su, lo metterò anche su YouTube e poi magari se hai tempo così rimane, anche perché voglio fare una serie. Allora, chi sta? La signorina. La signorina rianima cadavere. Non c'è cadavere. Quindi, cadavere non c'è. E incoraggiamo. Va bene, termina turno. Si fortifica. Scudo fisico sarà. Minchia, è diventato invisibile. Ok, solamente per il turno. Sta andando in acqua forse. 46. Io cerco di stare più lontano possibile. Io non vorrei usare tutte le pergamene adesso, perché poi dopo. Oh, pozza d'olio però. Ampolla d'olio. Cinque. Pensavo di più. Pensavo facesse una bella esplosione. Sanguisuga. Vediamo un po' se riusciamo a farla senza andare sul fuoco. Ah no, però ci vuole solamente qua lo posso fare. Niente. Bravo furbone. Sanguisuga, però qui lo posso fare. Però aspetto al prossimo turno che mi attacca. Allora, sta lei. Oh, l'ha addormentato, grande. E sciame di zanzare. Vediamo di andare più. Tanto adesso se lui se la dorme ci possiamo pure star vicini. Ecco, brava. Complimentoni, eh. Vai in acqua. Va bene. E se è addormentato. Scosso. Finta morte anche no. E ha levato anche il fuoco, però mo se lo ripiglia perché stando lì nel mezzo. Eh sì. Ok, però io te posso menare direttamente. Sciame di zanzare. Ok. No, c'è lo scudo ancora. Ora posso uscire di qua. Merda. Va bene. A chi sta? Lasciami di danzare pure te. Non gli fa niente perché va sul coso. Ora andrà da me alle spalle come minimo. Eh sì. Ah no.
Ce n'è per tutti. Allora. Non posso far pioggia. Cinque. Ascolta. A un certo punto, eh? Come sono morti? No. Ok. Allora, morto solamente uno, diciamo che come primi scontri ci può anche stare. Pergamena di risurrezione. Poi libera stare a basso. Che è basso di vita? Vediamo un po'. Sanguisuga. Aspetta, fa l'ammodino. Vieni qua. Più 4. Capite? Deve stare nella piscina di sangue lui per tirarsi su. Ma pensavo facesse un po' di più. Via la pozza. Ma una, non tutte. Sarebbe pure tutte? C'ha una sola? Lei c'ha una pozza? Lei, ecco. Allora, cosa ci ha dato? Beh, 130 d'oro, che non è male, l'ampolla. Essenza della vita, una solitaria scintilla che si libra delicatamente all'interno di questo incandescente globo incantato. Non ho capito. Poi pagina strappata e balestra piccola. Oh, bellina questa, 10-11, 160, meno 1 di movimento, però non c'è nessuno. Sa che l'arciere non sarebbe male, perché l'arciere, vabbè che si danno sempre sul danno fisico, e quindi come avete visto io ho fatto un po' di danni fisici, però c'era l'armatura. E vorrei evitare di dover abbassare tutte e due le armature, quella magica e quella fisica. Però il buono dell'arciere è che c'ha un lunghissimo raggio e potrebbe stare esternamente, magari durante il combattimento sta un po' esterno, se nessuno lo attacca non sarebbe male, però fa il danno fisico. Non è quello. Vabbè, comunque noi nel dubbio vediamo tutto. Allora, vabbè, passa qui, passa la cassa. Leggi. Allora, il tuo obiettivo non è altro che il vescovo Alexander, capo dell'ordine divino. Avvicinati al nostro benefattore, perché l'artiglio dell'argento è il più temuto tra tutti i lupi solitari. Per avere aiuto con la tua missione, cerca il magister Boris nel ghetto, pronuncia il nostro motto Glucosio Dumar per identificarti, che la luna illumini le tue tracce. Rost Anlong, ma nome normale? Giovanni, Arturo, Filippo, no. Anlong, Anlong. Poi, quindi... Che poi lui fa parte, c'era una questione con i lupi solitari, non ho capito bene, quindi bisogna andare a cercare anche questa cosa qui. Magister Boris. Quindi noi potremmo andare con sta lettera dal Magister Boris. Poi, Narin, mi ha servito bene in passato e lo farei di nuovo. Usa la pergamena allegata a questa lettera e lasciala in piazza pubblica di Arts. Sarai arrestato per uso della sorgente spirito a forte gioia. Una volta sull'isola cercherai una lucertola dalla pelle rossa, la ucciderai, taglierai il corpo a pezzi e te lo bagnerai.
assicurerai che nessuna magia del mondo possa riportarlo in vita. In realtà l'avevo anche ammazzato. Ai tuoi ordini, il tuo peso in oro ti aspetta. Buona fortuna e buona caccia, Narin. Ma quindi, se noi ti facciamo a pezzi e andiamo in cosa, ci ricompensano a peso d'oro. Vabbè, il bastone. Via tutto io, se non vi dispiace. Vabbè, lo zaino no, te lo tieni. Va bene. Insomma, un soldato, un sicario per far fuori il nostro amico principe rosso. C'è qualcosa? Una semplice poesia, no? Ok, va bene. Poi anche i compagni bisognerebbe tutti combinarli abbastanza bene. Ancora siamo molto randomici. O che vuole? Qua metto via le armi. Ma che sta a dire? Perché c'ho le armi in mano? Vabbè. Fatene una ragione. Allora, io questo l'avevo già incontrato. Lui praticamente cassa contrassegnata. Questo sembrava la cassa delle arance. Essendo vuoto non so, c'è un pesce. Essendo vuoto non so come hanno fatto a capirlo. Perché è contrassegnata, molto probabilmente. Qui c'è una pozione, però non possiamo toccare sta roba. Se fa, se la dorme. Just as you're about to address the lizard, the Red Prince bars you with an outstretched arm. This man is a dreamer. As you know, I need a word with him. You may wait here while I speak. Di che tu volevi parlare a quello scelto e così farai, sì, quello And so you shall. After me. This is vital. scelto. Va bene, che possiamo dire se farlo o non farlo, parlaci, che te devo dire. How very gratifying. Vai. He bids the dreamer stand up and pay attention, which he does in a groveling and awkward manner. The dreamer then chews and swallows a handful of Trudenay leaves before slipping into a trance-like state. Ma si sta una droga qua. Quindi ingoia una masica, ingoia una manciata di foglie di cocaina, di non so. He falls asleep. To your surprise, the Red Prince lies down and follows suit. After about half an hour, Dormono pure they insieme begin to questi. discuss what they saw in their dreams. Ma che roba è? Ma dove siamo finiti? Pinches the bridge of his nose in apparent irritation before turning his back on the jabbering dreamer. Allora, il principe rosso si pizzica il setto nasale in apparente irritazione nasale prima di voltare le spalle al sognatore farfugliante. Dì che non hai potuto fare a meno di origliare alcune delle perle di saggezza che ha appena ricevuto. Di che non sapevi che le lucertole mettessero così tanta importanza nel sonnellino pomeridiano. Hai rispondere più la seconda, però qui più diciamo sei arrogante, meno secondo me vieni ripagato. Quindi bisogna sempre essere tendenzialmente rispettosi, buoni, diplomatici, perché c'è l'opzione, però l'opzione. Ah. E che ti ho A detto? deserved bit of sarcasm, I suppose. But though this stingtail fellow may be a less than stellar specimen in the firmament of dreamers, the dreams themselves prove to be quite elucidating. Certo, sarcasmo meritato, suppongo, eh? Ma anche se questo compagno Codaguzza è un esempio pluristellato nel firmamento della Michelin, quindi deve essere bravo, dei sognatori. I sogni stessi si
ha mangiato delle foglie, non so cosa, hanno dormito insieme. Non so che segni rivelatori t'ha dato, però non è... so. Si scopre che sono braccato da un nemico di cui ignoravo l'esistenza, il casato delle ombre, avvolto dal mistero. Bellino, mi piace il nome. I sognatori però sono dalla mia parte, hanno delle visioni sul trono, su di me sul trono. E che ti devo dire? Chissà se sul trono vale, chissà se il suo trono vale gli assassini che sembrano accompagnarlo. Non ho capito il significato di questa frase qua. Io ho poca fede nella visione. Va bene. Sì, questo c'è il calzon per la promessa, mimì, babà, l'imperatore del mondo. Oddio, la fa lunga. Devo trovare un secondo sognatore, uno più grande, un viaggiatore più esperto del mondo dei sogni. Ma secondo me vi sarà drogato tanto, è peso. Resides in the swamplands east of the fort. So, let us make our escape and venture there post haste. Nelle paludi lui cerca questo Bahara. Il suo nome è il suo nome. E risiede nelle. Pensavo fosse il mio, guarda un po'. E risiede nelle paludi est del forte. Quindi mettiamo in atto la nostra fuga e avventuriamoci. Sì, tutti mettiamo in atto la fuga, mettiamo in atto la fuga, però nessuno sa come scappare. Ragazzi. Vabbè, ma stai era... Non ti addormentare, per l'amor di Dio. Ero vicino. Allora, io... Cioè, questa cosa dell'arancia devo risolvere. Tu puzzi i capelli bruciati. Non ho capelli. Non ho capelli, sono scheletro. Che se intendi dormire per tutta la sua permanenza qui, accuso di aver rubato le arance. Io l'accuso diretto. Oranges. Is that what he told you he's missing? Well, no. I suppose it's technically true. Allora è vero. Though I guess Mr. Griff is more upset about the tryptonine than the citrus. Va bene, ma sia quello che sia, meriterai le arance. Anche se le hai già mangiate, me le ridai in qualche modo e in maniera. The Drudenay Griff cleverly smuggles into the prison, of course, stuffed inside the oranges. I don't think he'd really be so mad over a little missing fruit. Le druadane che Griff abilmente contrabbanda in prigione, ovviamente, farcita dentro le arance. Pensa che fosse delle persone queste due dane, invece no. Non credi che si arrabbierebbe un po' per un po' di frutta manca. Vabbè, ma ci fosse anche dentro il petrolio. Non me frega. Voglio andare via io. Same as I, though. I have the right. The responsibility. Chiedi di spiegare druadane e i sogni. Qual è il nesso? It makes you master of all you see. Però the dreamer is not the play actor, but the playwright. Ti rende padrone tutto ciò che vedi nel sonno. Il sognatore non è l'attore, ma bensì l'autore. It may be hard for you to understand. Ahia, rubo io l'arancia, scuse. We dream for the greater good. What we see can predict the truth. Can even shape. Ma quindi è una roba loro, fondamentalmente. Before I was called, before I was brought here, I saw a vision. A void broken, slain, divinity restored. But just as I was about to see how it happened, the magisters beat down my door. This is my last chance. Tufzu, you see. I cannot give back the Drudenay. Not only for myself, but for all of us.
Ma io ti capisco, però se non le restituisci sono bloccato. Non si va avanti. Persone con intelligenza, di che sei più interessato al mondo reale che a quello dei sogni. Hai bisogno delle druadane, non so se si legge così, per salvare una vita, la mia. E la prenderai con qualsiasi mezzo necessario. Persuasione con memoria. Dì che le sue intenzioni potrebbero essere anche buone, ma rubare delle conseguenze. Ma rubare porta delle conseguenze in un posto come questo. Ha bisogno di consegnare quello che ha preso. E persuasione con destrezza. Dì che Griff è assetato di sangue, ma proteggere l'identità della lucertola che si consegnerà. Se ti consegnerà le druadane. Io non so, non mi sa, me non c'ho punti in nulla, quindi qualsiasi cosa dico se ne frega. Bisogna di salvare una vita, la mia fallita. Persuasione 0, persuasione richiesta 1. Ma come buona giornata? E quindi? E io sti punti qua, no? Vorrei capire. La mappa no, questo no. Sti cavolo, eccoli qua. Difesa, leadership, perseveranza. Persuasione. Furtività. Questi punti che mi dice lui. Perché questi sono i punti forza, destrezza, etice, ok. Siamo d'accordo, questi sono punti per le armi a distanza, armi alla mano, leadership, schivate e resistenze di tutti gli alleati in un raggio di 8 metri, perseveranza, ritorsione, quindi questi non sono, questi sono tutti i punti che servono per imparare magie nuove. Baratto, buona stella, persuasione. Questo forse, però lui non mi chiedeva persuasione, mi chiedeva una cosa, un'altra cosa. Okay. C'è un botto di roba, ragazzi. Allora, io qua sinceramente non so che fare, perché lui non mi sembra una persona, cioè ha rubato, l'ha ammesso, però ha rubato con un intento positivo, non negativo. Quindi io direi, tanto c'è il segnalino con la bandiera rossa, è al momento di non attaccarlo, perché non mi sembra una persona negativa. Poi se vediamo che non riusciamo ad avanzare al limite, perché io penso che sia un personaggio chiave questo che va a eliminare questa. Ok, questa era prima con noi, l'abbiamo buttata fuori per far entrare lui, però a noi ci serve un nano nel gruppo, perché abbiamo visto un'entrata, ora ve la faccio vedere. Che è questa entrata qua, non so se il nano serve, che potrebbe darsi anche di no, però una prova la vorrei fare. Qui diciamo è un po' la cavernetta dove ci sono gli schiavi, stanno un pochino più protetti, ed è che qui c'è un passaggio. Questo buco è troppo stretto per andarci, per passarci, quindi magari un nano ci passa. Quindi io proverei a fare una cosa, proverei ad assumere un nano,
buttando fuori magari lui, che è quello diciamo un pochino più che può servire, però un pochino più fuori il ruolo. Questo che passeggia in solitario qui sputa, niente, sputo pure io. Quindi andiamo a cercare sto nano qua, che dovrebbe essere, non ricordo dove, però non sarà tanto lontano, eh. Qui sarà a combattere. Excuse us. You're talking to me, not him, Sam. Oh, for the love of Lucien, Balladeer. You're acting like a madman. Cosa hai detto su mia moglie? Credo che Kelly se li possa aiutare. Levati dalle spalle. Va bene che sia morta. Insomma, non è che ci va leggero. Twitches across Balladeer's lips. She never did like you. Quindi? Che sta a fa? Ah, ci ha pensato un quarto d'ora. Ok. The man looks for a moment at the corpse at his feet, then turns back toward the nearly finished corpse. Ah, costruisce bari. Beh, dal consumatore, dal produttore al consumatore direttamente. Rimani attonito, chiedi se la barra sta costruendo per l'uomo che ha appena ucciso. Vabbè, rimani attonito, facciamo una reazione normale. Non sentirti troppo in colpa, quel tipo non aveva alcuna decenza. Se non hai quella, non hai niente per cui vivere. Ciò che è fatto è imperdonabile, ammetti che hanno tutti i torti. Sta iniziando a parlare come un magister. Di che tuoi occhi sembra un uomo vero. Sembra un uomo vero. Vabbè, gli frega. C'è lente di ingrandimento, che è quella lente di identificazione, che è buona. Martello da riparazione, vendite di oro. Va bene, noi nel dubbio saccheggiamo. Ok. Quindi lui niente, se ne frega. E poi stiamo a fare la morale, ma poi saccheggiamo il morto, quindi non è che siamo tanto meglio, eh. Di qua. Ok, qui abbiamo avuto lo scontro. Eccolo qua il nano. Chiedi se vuole una mano. E questi due. Ah, battuta. And rubs them together before placing them both back on the plank and pulling. Ma sei sicura che non stai a fa altro? Un po' di prunghie forse agevolano. Allora, potrei essere d'aiuto, te lo ridio? Sono duri i nani, eh. Bestia si chiama. Sunburned from all sides. His beard is a cascade of meticulous plaits, each one braided through with golden medallions. Il classico nano. He winks and flips a gold coin toward you. It makes a long, high arc. Una moneta d'oro. In the sun and lands squarely in your hand. For your
è per un anno che ti dà una moneta d'oro, già è un segno positivo. Allora, digli che dubiti che quella vecchia tavola valesse la moneta. Ok. Lui vorrebbe farsi una zattera con i legni marci e andarsene. Geniale. Se dovessero spaccarsi, passiamo al piano B. Piano B, chiedi cosa stia progettando. He gives you a wide look, as though deciding whether to truck. Aye, I was planning to build me a raft and paddle off. I get business north of here, in a town called Driftwood. Far be it from chiamata città di legno. La città è chiamata città di legno. Digli che non vorresti rompere l'incanto, ma la gente non lascia. Maybe you don't. He stands before you and pokes you in the side. Seizes your shoulder with a great strong hand. There's something off you, you know. You don't have to accept your fate on this bloody island. You can leave here. Be on with your life. Vabbè, tutti stanno cercando di scappare comunque. Alcatraz. You help me get out of this place, and I'll do the same for you. Allora, noi lo arruoliamo. He lifts an invisible cap and bows with grace of a courtier. Pleased to make your acquaintance. The name's... Mi chiamo Bestia. Well, the name's dead and buried. What matters is what they call me. Beast. E me ti chiamano Bestiolina. Let's save it for a better day. Say when we finally make it off this damn island. Suffice to say, I'd at least be Captain Beast. Allora, è già passato a Capitan Bestia, Vabbè. In caso siamo una squadra. Allora. And I picked up a few tricks along the way. Truth be told, I'm grown fond of crushing and casting. Ho vagato per... Fammi parlare un attimo. Posso? Grazie. Ho vagato per il reame così tanto e lungo e largo che ti farei girare la testa. Ho imparato anche l'odore tuo mi fa girare la testa. Ho imparato che è qualche trucchetto lungo la strada. A dire il vero, mi sono affezionato allo spacca e brucia, mago guerriero. Il mago guerriero non ce l'ho. Però dopo siamo quattro maghi. Il lano solitamente è un combattente, però io direi adesso punto mago guerriero, dai, ma sono curioso, dai. Allora mandiamo fuori lui, avevamo detto, nel caso, poi tanto si ritrovano, perché ognuno di loro ha una missione particolare, quindi diciamo che sarebbe migliore, più buono, mandarli via quando hanno fatto il loro, la loro missione, però. Sì. Can't say I'm not sorry to see you go, but you'll be all right. You seem to have the hang of this, but good luck out there. Poi ci sono personaggi positivi e negativi, tipo questa è negativa, questa è una specie di mercenario, quindi non è positivo, ma quello è... me ne frega abbastanza. Sì. Anche lui ha gli obiettivi personali, ognuno ha i suoi, le sue cose. Il mio obiettivo è un codardo chiamato Loar, in agguato a città di legno. Sì, è arrivarci. Va bene. Well,
Dico che anche io sono non morto. Tanto alla fine sto cosa del non morto, non gliene frega a nessuno. Vai. Allora, bestia. Però vedete, con bestia c'ho già questi due segnalini che sinceramente non ho capito. Penso che siano forse il legame. Non l'ho capito bene, credo. Allora, fammi vedere un po'. Io sono un po' contrario ai nani perché non mi stanno molto simpatici. In realtà lui ha tocco scioccante. Infligge danni ad aria, scosso per due turni. Applica atterrato, bagliore, tocco perlomeno ha cose che noi non abbiamo. Quindi, ma se ti dassi la balestra e fai il mago arciere, potrebbe essere un mago arciere. Ma mi è venuta in mente così lì per lì. Magari è la peggio cavolata che potessi fare, però. Abbiamo anche delle scarpe, signore e signori. Tiete da te, queste belle stivali da prigioniero. Potentissimi. Ma se qualcuno volesse una gamba in più. Vabbè, mo ci proviamo con il nano. Andiamo? Ne sono un po'. Ce l'ho un po' con i nani nei giochi, avidi l'acquitore d'oro. Vabbè, questo è ammazzato, quindi dobbiamo ritornare laggiù. L'unica cosa secondo me forse che potevano migliorare questo gioco è la telecamera, che tutte le volte lo spostiamo manualmente. Non so magari se c'è un'opzione farla spostare in automatico. Potrebbe anche darsi, eh. Allora vediamo subito se lui. No. Dov'era? Di qua. Allora bestia, faccia il suo lavoro. Ah, ok, perfetto ragazzi, io qua non c'ero mai arrivato. Ruba, la prima cosa è rubare. Ah, fatto anche 75 punti. Qui si va su non so dove, però prima esaminiamo qua. Sicuramente ci sarà un posto per aprire, no? Mica sarà pericoloso, eh. Posso rubare? Si arrabbia? Se non mi dà il cosino rosso. Per la mano pace mentale. Il bersaglio ottiene lo status di pace mentale, incrementa forza, destrezza, intelligenza, arguzia, la madonna. Rimuove gli status di accecato, terrorizzato, ammaliato, provocato, addormentato, infuriato, impazzito. E la madonna, tutto questo fa. Scudo di legno. E 27, io rubo, eh. Il signore qua è d'accordo. Anche il pane, la pagnotta pure del rubo. Non si sa mai, magari qualcuno me la chiede. Candele, scatola di legno. Ah, infilzato. Calma. Tu figlio di Tenaz. È un'offesa? Re di Thoram è venuto a liberare quest'isola dagli orrori. Bracchus lo ha sempre temuto e ha sempre temuto la potenza nemica. Oh, che giorno beato! Ma con la lancia nel corpo, ma è una persona questa? A me mi sembra così. Ah, pietificato, ecco perché. Dì che non è giornata. I nani servono una regina, non un re.
e Thoran è morto da più di 1000 anni. Magari questo è 3000 che è infilzato, pietrificato. Dica, Emiliano, che questa isola non fa parte dei possidenti di Bracus? Lanci uno sguardo inquisitorio e cosa hai intenzione di fare? Allora, vabbè, io lo aggiorno, poverino. Come vola il tempo! È staito. Che sensazione strana! Chiede perché si è intrappolato qui sotto. Il Shikore malvagio, Bracchus Rex, l'ordine dei cacciatori della sorgente, scoprì un grande orrore su quest'isola di prigionieri e io fui inviato a fermarlo. Complimenti per la riuscita, sono contento per lei. Va bene. Va bene. Vabbè, piace, su. Non ci arriva neanche col braccino questo. Ma niente, questo non mi parla più. Ah, c'è però la tazza di tè. Quindi sicuramente è stato un imprigionamento cordiale. Vabbè, qui mi sa che bisogna tornarci con il gruppo a questo punto, perché non credo che da solo, essendo piccoletto, molto probabilmente degli impedimenti. Quindi prendiamo la scala. C'è una botola. Però io dovrei parlare con lui. È successo. No, non parla. Ok, però ha scoperto la botola. Ah, ecco, perché era sotterrata. Però non gli dice, guarda, abbiamo trovato, cioè, ho trovato un. No. Va bene, ci parlo io, mi dirà la stessa cosa. Oddio, ma che sei fissato? Niente, ciò che sta di cui sta parlando. Ma questo non è che si è pietrificato, questo c'è rimasto secco e nel tempo si è pietrificato. Si è fossilizzato, secondo me. Che è di nuovo? Va bene. Allora, notate che se io parlo con lui mi ridice tutto, se io ci vado con lei mi ridice tutto, che può essere positivo da una parte perché magari ci sei andato con un personaggio e con l'altro, poi magari il personaggio lo perdi, non lo so, però tutte le volte te ne fa la storia. Vediamo se lui ci riesce. No, quindi no. È un discorso di nanismo. Allora, si mette a sede? Abbiamo risolto. Niente, sono tutti d'accordo sulla stessa frase. Però qua altre cose non posso fare. Posso dirgli qualcos'altro? Fettire, la posso assaggiare ancora una volta l'aria fresca, riesce a sentire l'aria. Io non so se vuole. Se vuole un qualcosa di incantesimo. Io penso che qua non ci sia niente. Ah, però lì qua può andare, ma che è bloccato. Impossibile.
impossibile da raggiungere. Non è che c'è tanti tanti tentativi, eh. Allora l'unica è tornare indietro e chiedere di questo Lord Wintermoor. A questo punto. E chiedere se magari quelli dentro la grotta sanno qualcosa. Perché qui non c'è altro da fare. Allora vediamo un po'. Se lei può sapere qualcosa. As you approach the young elf, Losa suddenly grabs your arm. Her hand is... Hey, listen, I don't know why, but I think I need to talk this out, you mind? Nota che il sudore che le impella la fronte chiede cosa sta succedendo. Mette la sua mano sopra che sta tremando e chiede se va tutto bene. She jerks her hand. Chi è lei? Parlaci. Si volta verso Sela. Digli di fare presto. They begin talking in earnest, more quietly than you can overhear. Losa suddenly snatches up both the elf's hands and leans close to her. Her voice rises. You have to tell me. The whites of Losa's eyes fade to grey, then black. Ecco, lei c'ha questa cosa che si trasforma. C'è un condominio dentro di sé, di gente varia. Ogni tanto si trasforma. Dice, gli occhi di Losa diventa grigio o poi nero. Il colore nelle sue vene scintillando sulla sua pelle come fulmine, mentre ancora stringe le mani di Saela, che è quella scicata qua col mal di testa. Quindi questi sanno qualcosa che non so. Poi alla fine non sembra manco cattiva lei, secondo me, o è leggermente squilibrata, cioè mentalmente squilibrata, oppure semiposseduta, o posseduta da più enti. Losa is rigid as a board, tense with the effort of holding Sahira's hands in tight, painful bunches. Leave me alone! Leave me! I don't want to! You are hurting me! Losa's eyes are black. Sahila's fingers are white under her grasp. Let me go! Please! A sinister smile spreads across Losa's lips. She jerks the elf toward her. Chatty, chatty elf. Chatty elf. All the answers. I wonder what your blood test is. Ecco, adesso qualcuno l'ha posseduta. Losa, please! You must not defend her. She wakes if she's weakened. We must hurt her to protect her, you see? Corri in aiuto dell'elfa perché Lose non è con la testa a posto. O stai con Lose, non hai cominciato questo casino, ma la vita è da finirlo. No, vabbè, a questo punto corro in difesa dell'elfa. Elf blood tastes like honey, like nectar, like joy. Ma è diventato pure un uomo. Ah, combatti. Ah, contro di lei? Ma la devo uccidere, no? Cazzo. Vabbè, ragazzi. Ah, non ha manco lo scudo magico. Messa bene. Tornerà da noi quando è più debole.
Ecco, va via, vai. Che è? Sacrificio della carne. Ma chi è qui? Perché mena tutti? Questo non è con noi? Vabbè. Allora. Totem elementale. E evoca incarnato. Adesso sta all'incarnato. 6 e 7. Ok, non è morta. Ok, quindi ho fatto la scelta giusta. Non guardarmi così, di che non la stai guardando come se niente fosse. Se lei non vuole parlare di quello che è successo, va bene. Bazzo, ma non sono così tanto accondiscendente. Dile che hai quasi ucciso una ragazza innocente, la guarderei come ti aggrada. Metti un braccio intorno alle sue spalle e dille di alleggerirsi. E riferisci di incontrare l'altra sommità. Ma a me non mi vanno bene tutte le risposte. Do anything. It was that thing, whatever it is. It's just a visitor. It has nothing to do with me. Ok, era un visitatore, capito? Ma se ti fai visitare così da tutti, la prima che passa. Dì che comunque sarà lei che finirà morta se sceglierà un combattimento a persona sbagliata, giustamente. Beh, dici non te ne frega niente di quello che mi può succedere, sei solo preoccupato che la cosa possa metterete nei guai. E si pensa a tutto. It won't, okay? You can quote me on that. Let's keep moving. I want to get out of this bloody place as soon as possible. Devi tenere duro, questa discussione non è finita. Chiede se sta bene. Vabbè, chiediamo se sta bene. Vabbè, come niente. Tranquillamente. Vabbè, a me cioè non mi dispiace averla, comunque, perché tutti buoni ci vuole qualcuno cattivo in scuola. Allora, dille che hai trovato l'elfo Emiro e hai stretto un patto di libertà. Ah, quello imprigionato. Vabbè. Io. Ma io vorrei sapere di quello in basso. Chiedi come sono giunti. Perché c'è gli occhi chiusi? I cover the place they used to be. They are gone now, taken. But he is a very blind man. He sees things but not truth, not love or joy. I feel very sorry for him. You understand when you meet him after you escape. Serve che parli in maniera. Sai, vorrei sapere di quello giù. Your language gives me some trouble. We elves. Time for us is now. There is not then and when. It is safer here. We make no trouble for Griff. He makes no trouble for us. Vabbè. Go find a little one to bother. I take my tea. Quindi loro non ci dicono niente, lui?
The soldier tightens his grip on his feet. Non ci dice niente. E non c'è niente. Giovane saggia, Saila. He who gives the bread has the power. Credi se conosce una via di fuga. The only way out is through. Through the magisters, through their cure. It gives me great pain. Vabbè, come arrivare non è che mi frega. Perché in realtà qua ci sarebbe un altro passaggio, che è questo. Il problema è che qui c'è uno scontro che per noi è un po' troppo. Perché a parte qua il veleno che si può anche risolvere facilmente. Il problema è che qua ci sono tre rane che ci attaccano. Esattamente qua, quando noi arriviamo qua. Queste tre rane sono troppo forti, ci seccano. Ma proprio facile facile. E poi comunque mi sembra pure che oltre che prendere un po' di loot non c'è altro. Qui mi sembra che scale non ce ne siano. C'è un po' di loot e basta. Che qualcosa nelle casse ci sarà, poi qualcosa ti daranno anche le rane. Però mi sembra che di qua non porti a nulla a livello di storia. Se di qua c'è qualcosa, no. E niente, qua abbiamo trovato solamente questo passaggio qui, però non riusciamo a farci niente. Ora ci riprovo un secondo, vediamo se non è il nano non riesce neanche a passare, eh. Oltretutto non lo so, ci vuole o un incantamento, qualcosa sicuramente, o qualche attrezzo particolare, vedremo. Ma io credo che qua non serve per niente stare qua. Abbiamo già preso tutto. C'è la tessatura. È morto? Eh sì. Questo non era morto all'inizio, stava in cura. Ah, è lì, non l'avevo vista, mi scusi. Ha tirato le cuoia, finalmente. Vabbè, non è che sei stata molto gentilissima. Chi è questa? Dottoressa Leste, complimenti dottoressa. Vada sempre così che va bene. Qui c'era un mezzo pazzo che gli abbiamo dato una specie di fiore. Vediamo se ha qualcos'altro da dirci. Migo. My daughter's a magister. Pretty head, told you, didn't I?
They cross my wires, hammer goes clang, and then the worms crawl in. Lui parla di un martello, dice se è il martello del vescovo Alexander. Questo venisse con noi, non verrà mai. Quindi niente, alla fine lui non ci dice niente di... Oh, stai fermo! Dobbiamo parlarci più volte. Quindi proviamo a riparlare un attimo con l'olio vuoto. Con lui vediamo se ci dice qualcosa in più. Niente, lui va proprio a zero. Proveremo anche a tornare nell'arena. Vediamo se ci dicono qualcosa di nuovo. Non credo. Sì, ma che me frega. Niente, qui sono in disco rotto, sono bloccati. Quindi il nano alla fine sarebbe un mago arciere, che forse non sarebbe malvagio, anche se magari non sarà proprio portato per fare l'arciere. Lui dice niente. Griff glances from his blade to you and back again. Ah, perché ho preso la carta dello splendente ed era di Griff? He turns the card over and holds it up to the light, smirking. Got your hands on my sparkler, did you? Well, put it to good use. The lasses I have at the card table could use a good shaker. Ha messo le mani sul mio splendente, non è vero? Bene, mettilo a profitto. Hai i pidocchi che ho al tavolo delle carte. Farebbe bene una bella strapazzata. Ok, quindi se non ho capito male dovremmo andare dove praticamente c'è la bisca. Di qua. Collare stretto. Io ho capito che devo far fuori. Allora mettiamoci in posizione se dobbiamo combattere. Ecco il nano che comunque ma perché il nano è rimasto qua? Ma che cacchio? Ma perché è rimasto qua il nano? Ma non me ne ero accorto io. Ma che... Oh, bellino, lascia anche le impronte a terra, non l'avevo visto.
Ah no, ti stai a perdere. Ma nano con nano che si dicono? Complimenti. Welcome to the joy, my friend. Well, I wasn't feeling so welcome till now. You almost had me dancing. You get any more songs in you? This savage beast could use some soothing. Well, I got a right good rebel whooper on hand, pawning of the barbaric beast. The other, well, it ain't so respectful. But royal guards folk on holiday always ate it up. Gotta admit, tired of hearing the shanties all singing my praises. Let's hear the royalist tune. One royalist tune coming up. Oh, Master Smiles, bastard born, the man of life enraged him. And that's he became so quaint, I'll venture him. A pitiful sight is inadequate, right? The quivering lump sent out at quaint sight. Marcus Smiles, bastard born, the royal knights upstaged him. Ha! I knew there'd be some good lines in there. Quivering lump. Too funny to be mad at. The royal guard, they'd sing this while wandering the hinterland, looking for rebels in the shadows. Some time ago, of course, back when you were banished. Cioè, io ho presentato un nano, si è sbottonato questo. Beast looks to the ground for a moment, but just a moment. His cheeks rise and redden, and he roars in laughter. Those were the days, eh, chump? Well, I've got to get moving. Good to see a friendly face there. Quindi, se te per esempio vai da razza a razza, sono amici fraterni, se ci vai con un altro, manco te caga. Molto bella sta cosa qua, molto carina. Quindi da ora in poi le conversazioni, i dialoghi le farò, cercherò di farle fare ad ognuno la sua razza. A questo punto conviene, perché l'atteggiamento è completamente diverso. Allora il nano, se dobbiamo combattere, lo mettiamo lontano. Ok, no, non attaccava. Dov'ha? Mandovano? Oh! Ma non dovete andare via? Te vai qua. E questa la segue. Si potrebbe fare ognuno per i cavoli suoi? E dai, corna. Oh nano! State fermo! Allora lei. Non mi piace. Te, devi andare qui. Dai lì. Poi lei. La mettiamo qua. Lui lo mettiamo anche lui. Va bene anche qui. E quello che si piega le botte sarò io. Come al solito. Se dobbiamo fare a botte, non lo so. Back for more, freshy fresh. Let me guess. You came across a bit of gold and want to turn it into a bit more. Allora devi chiudere il becco e trattare. Leisure, chief. Deal 'em up, Topsy. Bottle top deals a hand, and each player glances at their cards. You have a lolly and two great hands. That slug lays down two pink birds and a grim. Bottle top folds. Lalvo sets down a set of four purple monarchs. That's one more than normally come in a deck. He's a dirty cheat. Again. Allora. Posa lo splendente. Lalvo's eyes linger on the table, where the card lies as innocent as a piece of cardboard can be. His gaze travels up your torso to meet your eyes. Where'd you get a thing like that, mate? Dice che non importa dove l'hai preso, le regole sono regole, lo splendente vince sempre. Di il vero, l'hai avuta da un tizio che l'ha fregata a Griff. Dio, che te frega? Ralvo counts out the entirety of the table's pot
without breaking eye contact. Go! Quindi... Hope you're behaving yourself, Freshy. Ah no, però vedi, con questa... Aspetta, con questa ci potrei parlare con lui. Vedete? Come cambia? E che viene dal regno dei nani. Ah, però comunque non è che si conclude tanto di più, però, eh. Griff, credevo che Griff ti avesse detto di sorvegliare l'interno. Stai al gioco, dimmi che mi sono alzato presto. Minchia, sono uno scheletro, assomiglia a Christoph. Il gioco è sconto finalmente. Esad, io l'ho preso... Dipende dove. Perché l'ho preso su... L'ho preso su cosa? Su un sito. E diciamo che era abbastanza scontato. Poi c'è per esempio anche Stan Gaming, che solitamente giochi scontati. Ce n'è. Comunque... Per comprarlo non a prezzo pieno si trova, volendo. Allora, qua sembra che abbiamo fatto tutto. Cioè, quindi non li dovevamo combattere, ma semplicemente vincere una mano. Andiamo su. Ehi. Andiamo? E poi finalmente in italiano. Ah, ho capito. Allora, quanto sta su Steam, lo sai? Non ho visto. Dai, questa è asmatica, va bene, abbiamo capito. Poi soprattutto finalmente in italiano, ragazzi. Che aspettavo quello. Torniamo alla Griff, credo che lui intendesse quello. Griff glances from his blade to you and back again. Niente. Please. Niente. La porta l'abbiamo già fatto, lui non ci dice niente. Adesso abbiamo già parlato, mi sembra che non ci dice niente. Allora, vediamo un po' qui se c'è qualcosa, ma non mi sembra. Questa è una candela. Questo praticamente è come se fosse un teletrasporto, però non è che ci abbiamo tanto da teletrasportarsi. Si era bloccato per un momentino. Ah, this Lucian everyone seems so interested in. I don't see it myself. Vediamo se lei scopre qualcosa in più. Bow your head, please! If we chant the endless prayer, the next divine. Niente, dice le stesse cose, perché a volte facendo parlare con diversi personaggi cambia un po'. Niente, quindi
Vincenzo, di questo chi è? Burro. Ah, ok, ok. Questo l'avevamo prima noi in squadra. Allora, qui c'è praticamente un passaggio, ma ovviamente no, non possiamo. Ci vorrà un qualcosa, un via libera per passare di qua. Ma io non volevo toccare nulla. Ma che cos'è? Corda, ma figurati te. Nota il suo pallore e chiedere se ha bisogno d'aiuto. Sta a 27. Ah, a 27 non è male come prezzo. Fai come ti dice, sembra contagiosa. Di che andrei a cercare un dottore, ma sembra non stare per niente bene. Mistico, direi di non aver paura. Hai visto l'altra parte ed è bellissima. Interessante, l'altra parte è il paradiso. Hai letto della piaga conosciuta come la morte bagnata? Non hai mai visto un caso così complicato. Erudito. Niente, si è incavolato. Vediamo che questa ci attacca ogni cosa. Allora, ragazzi, qua è un po'. Siamo un po' fermi perché qui c'è uno con la lancia infilata, impietrito, con una lancia infilata nel petto, ma non sappiamo come sbloccarlo. Poi dobbiamo liberare lui, ma l'unica, o sconfiggiamo o combattiamo con lui, però lui con Daguzza qua non è fondamentalmente, ha rubato perché lo ha messo, però non è che l'ha fatto con cattiveria, l'ha fatto per un discorso, diciamo, più. Ma perché siamo in tre, il quarto? Ma chi è che manca? La signorina è qua. Quindi io provo a farci parlare di nuovo con lui, vediamo se dice qualcosa di diverso. Rispondi in linguaggio, ti dico scusandoti, no. Mascalzone, codardo a me. Tutte le volte è vicino, ma che palle questo. Odore, dice le stesse cose però. Vicino a cosa? E dice le stesse cose di quell'altro. Quindi fondamentalmente, se io parlo con un'altra persona del gruppo con cui non ci ho parlato, mi ripete la stessa cosa. Questo dà l'opportunità però di non di avere una conversazione diversa, che a volte c'è anche la conversazione diversa, tipo con Nano di prima, ma anche di provare altre risposte e sbloccare magari cose che... You, my kin, before I was caught, before I was brought here. Una visione, si dice quello che diceva prima. Non le può restituire perché lui fa questo sogno che ci dovrebbe liberare tutti. Etteci. Di che intenzione potrebbero essere anche buone, ma rubare porta conseguenze. Di che è stato di sangue, ma proteggersi consegnerà. Proviamo persuasione, forza nobile. E che palle, tre, che è? Ma questo non ne vuol sentire. Non capisco sti punti dove cavolo sono. Allora, usato persuasione.
Lui c'ha uno, però servono tre addirittura. Allora, se io provo a mandare lei. What? But I was. And you smell of burnt hair. And Baron, they don't call us oranges. Though at Mi ammette. The Drudenay. Quindi chiede che cos'è. The oranges, but Drudenay. It may be hard before I was, but just as I was when you see. I cannot give back the Drudenay. Però io cos'ho lei? My dreams are my gift. They may be our salvation to. Destrezza. Oh. Lad. And it won't be long before he'll have it. With all his thugs lurking about. Fine, fine, take the Drudenay. Oh, ce l'ha date. Ottimo. Quindi avete visto, provando con più personaggi ce l'abbiamo fatta. Lei comunque era una diciamo assassina delle ombre, quindi la destrezza, anche se poi l'ho trasformata in maga, però comunque lei dovrebbe avere, se andiamo a vedere, dovrebbe avere la destrezza a 12, infatti un pochino più alta, anche l'intelligenza a 12, persuasione 2, quindi lei c'ha 2 di persuasione, io 0. 1, 1, 2 e c'è anche baratto 1. Quindi potrebbe essere buono anche quando compriamo le cose farle comprare a lei, quando c'è una persuasione farla fare a lei. Quindi se lei ha persuasione già 2, io per esempio potrei fare buona stella che non c'ha nessuno, però anche lì dici ok. Però magari poi ti va via, perché penso che poi nel corso della storia non saranno sempre i soliti, andranno via prima o poi. No, a parte che non è lei che c'ha, era lei la mistica delle ombre. Eh no, non era lei, mi sono anche sbagliato. Beh, perché l'ho cambiata, è vero. Quindi vabbè, c'è andata puramente di fortuna. Vabbè, allora diamo ste benedette arance a questo punto. Allora, ho trovato queste benedette arance. Dice che non incoraggerei questa sua abitudine. No, gli do quello che ho chiesto. Ok. Bravo ragazzo, ma ora non ci dà niente. Now, dear, this griff is nothing but a thug. Don't give up Stingtails so easily. Ah, interviene il principe rosso, che non è nient'altro che un bandito. No, no, non vendere Coruzza così facilmente. Va bene. Ok, tutti concordano. Tranne bestia. Ah, che bellina sta interazione, che ognuno dice la sua. Interessante. Alcune verità è meglio tenere. Sì, a me non mi interessa di condannare questo Codaguzza. Che palle. Pensi che al posto di affrontare il suo intero equipaggio, il griffo che è stato Codaguzza a prendere le sue vittorie. Io non lo voglio consegnare, però se affronto queste mi fanno secco, ma secco proprio. Gli altri sono d'accordo con me. Ma non lo voglio consegnare, ragazzi. Oh,
è tenuto il retaggio eroe. D'ora in avanti saranno disponibili anche alcune opzioni di dialogo derivanti da... No, spettacolare. Prendeteli, merda. Una merda proprio. E qui moriamo tutti, ragazzi, allegramente. È 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. E non ce la faremo mai. Poi questo 102,50. 12,96. Poi questo è messo lassù, messo anche bene, merda. Io direi buttiamo tutti sul boss. Ah, lui sta con me. Giusto, perché avevamo un accordo. Grande. Ottimo, direi. Ragazzi, qui dobbiamo giocarcela bene. Il nano. Addormentato. 20. Sta a me. Dove è andato? Ho sparito, merda. Lei sta a 56. Lei solamente armatura magica. Questa tutte e due. È un casino, perché io volevo puntare ad ammazzare lui, ma è sparito. Lui è qua. Che mi toccherebbe far fuori il mago subito, come secondo obiettivo. No, ma dai, però. Speriamo che lei ce la faccia, da sola. Chi sta?
Allora, armatura magica. Non gli leviamo niente, però. L'ha ammazzato con due colpi? Secondo me dobbiamo puntare solamente a lui. Non ce l'è tosto, ragazzi. Però così mi becco pure io. Questo. No, sono tutti troppo vicino. L'armatura magica gli è andata, l'armatura fisica gli è andata via. Dai, ma era girato di là, su. Come fai a far danno all'opportunità? Dove va questo? Si ammazza tutti, oh. Sarebbe andato in fisico qua. Fa infreddolito, però non si congela. Poi è sempre armatura magica alta. Dai, eh. Non ce la facciamo. Cioè, lui ci ammazzerebbe a tutti. Dove va? Vale. Basta, quanti turni fa questo? Sì, poi?
Allora, un colpo a noi, un colpo a lei, si è spostato, adrenalina, poi... Ah, impossibile vincere questa. Qui bisogna prepararsi, secondo me. Bisogna mettere il nano che può fare l'arciere, metterlo qua sopra. Almeno. E andarci uno solo a parlare. Finta morte, ma non è che risolvo quella finta morte. Ma questa è full vita praticamente. È un casino questo. Rallentato. Ah, via ragazzi, è impossibile. Ci ha fatto più danni lei, eh? Ma mi fanno fuori. E beh. Vabbè ragazzi, qui bisogna, se bisogna affrontarli, sono molto molto più forti di noi loro, quindi se li dobbiamo affrontare dobbiamo almeno posizionarli in una maniera di vantaggio, almeno quello, in modo tale che loro per venirci a recuperare magari si danno fatta scalinata, perdono magari almeno un turno, lo perdono, e visto che l'arciere si unisce a noi. Oppure bisogna cercare di farci, dato che una persona si è unita a noi involontariamente, io non lo sapevo, bisogna cercare di portare a noi anche magari un altro arciere o il mago o qualcun altro prima di fare queste cose. Ok, va bene ragazzi, io direi di concludere qua la live, magari la prossima volta ripartiremo dallo scontro, tanto ora ha ricaricato abbastanza indietro, quindi dovremmo rifare un po' di cose. Le farò io off camera e poi la prossima volta ripartiremo proprio da quello scontro lì e vediamo di superarlo. Secondo me quello va fatto comunque, almeno che non consegniamo Coda Guizza là, però sinceramente non lo vorrei consegnare, non perché mi interessa, ma semplicemente perché mi sembra un personaggio che ci può aiutare a fuggire più avanti. Quindi niente ragazzi, io vi ringrazio, comunque abbiamo fatto un 2 ore e mezzo, quindi insomma più o meno ci sta, e quindi niente ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia e ci vediamo domani sempre alle 5:30 su Twitch, e poi vi ricordo anche YouTube, che poi posterò la live anche su YouTube domani, quindi diciamo su YouTube ci va un giorno dopo. E quindi chi magari la guarderà in ritardo se la guarderà su YouTube, comunque vi ricordo che alle 5:30 c'è la diretta live su Twitch. Poi vi ricordo FIFA, che praticamente voglio portare, spero alla fine della settimana, mi viene a parlare portoghese ogni tanto, fine settimana, e ogni tanto mi entra la parola, vabbè lasciamo perdere, è un miscuglio mio che lasciamo perdere. E
Dicevo, fine settimana vorrei cominciare la carriera di FIFA. Sto aspettando il gamepad, mi dovrebbe arrivare a fine settimana. E anche lì faremo una bella serie sulla carriera. A me piace fare le serie, ragazzi. So che su Twitch le serie non è che vanno tanto, vanno un pochino più su YouTube. Però cosa porto? Compro il gioco, lo porto una volta, poi non lo porto più. Se lo compro perché lo voglio giocare, e quindi lo gioco in live. Quindi niente, ragazzi, ci vediamo domani alle 5:30. Ciao a tutti!